Ciao, ma buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, intanto è stato un altro martedì interessante perché abbiamo trattato tantissimi argomenti, abbiamo anche fatto degli auguri di compleanno al nostro amico che ha compiuto 49 anni, ma li ha compiuti mercoledì, ma noi abbiamo fatto gli auguri martedì. Quindi auguri Luigi e buon viaggio, fai attenzione che sei sempre in giro con il camion perché sei un autista. E poi cosa abbiamo detto? Beh, mi sono collegata un po' a quello che è stata la charity che viene postata su Patreon, anzi, ma non solo radio, questa charity dedicata ai ricci, a questo centro di recupero ricci selvatici la Ninna a Novello, quindi qui vicino a me, e la domanda che vi ho posto era se avevate mai salvato qualche animale e logicamente, e sono contenta, mi avete anche risposto. Qualcuno di voi ha salvato qualche animaletto e qualcuno in qualche modo invece li ha fatti andare via. Ad esempio, Mega Naturista ha trovato un piccolo rapace che era caduto da un albero e lo ha portato al centro parco del fiume Ticino, dopodiché se ne sono presi cura e questo rapace è tornato a volare. Mentre Alan ha detto: vabbè, io proprio salvare, salvare no, diciamo che insomma avevo delle vespe sul terrazzo, le ho mandate via e meno male perché fossero state api, non avrei potuto farlo perché sono una specie protetta. E da lì, insomma, ci siamo collegati effettivamente anche che insomma sono importanti anche per l'ecosistema e poi producono del miele che sostituito allo zucchero è molto importante, insomma, nella nostra cucina e sulla nostra tavola. Poi a chi piace e a chi meno, però anche questo c'era. Gasi invece ci ha detto: io non ho salvato degli animali, ma in qualche modo metto a disposizione il mio parco, il mio giardino, la mia tenuta per tutti quegli animali che in Australia, insomma, cercano, diciamo così, un pochettino rifugio, oppure come canguri, che in questo periodo ci sono tante mamme con i piccoletti che appunto vanno, diciamo così, a stazionare nel suo parco. Ma che bello deve essere! Cioè, esci di casa e ti vedi canguri, che poi dicono che, insomma, bisogna fare attenzione, però è bellissimo poter vivere così a contatto con la natura. Mamma mia, invece qui a proposito di natura, insomma, ho capito che un po' nella maggior parte, diciamo così, del centro nord, insomma, pioveva, abbiamo avuto appunto un po' di piogge sparse qua e là, di qualche allerta. E beh, anche autunno abbiamo detto che è tempo, tra l'altro, di buon cibo nella nostra tavola, come la zucca, i porri, i tartufi, i funghi, la bagna cauda, la polenta concia, le castagne arroste, le calde arroste. Insomma, abbiamo veramente parlato un po' di tutto fino a raccontarci, come sempre, quella che è il nostro appuntamento con il cibo. Lo sapete che alla fine, al martedì, diamo sempre qualche ricetta, qualche appuntamento. Mega Naturista ci dice sempre che cosa va a cucinare. Questa volta aveva cucinato insalata di porcini, risotto con finferli, spezzatino di manzo con funghi misti, torte di castagne, nocciole ricoperte di glassa e frutti di bosco, e per finire un digestivo alle erbe che così è anche diuretico per andare in bagno. Questo è un po' quello che preparava lui. Bucky in realtà invece aspettava di essere chiamato per Halloween e io invece avevo preparato per la cena, andavo a preparare una zuppa, un passato di porri e zucca con i crostini, che mi sembra tanto 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 autunnale. In chiusura, insomma, ho chiesto quale poteva essere uno dei temi da affrontare. Mi è stato detto da Adriana, ad esempio, la musica degli anni 80, con che cosa si ascoltava. Ho detto sì, però è anche vero che ci avviciniamo ad Halloween, quindi sarebbe interessante magari anche parlare un pochettino anche dei costumi di Halloween, delle feste. Vedremo, magari faremo un misto tra musica e feste, insomma, vedremo. Questo è un po' quello che ci siamo raccontati oggi. Io intanto vi ringrazio come sempre perché è stato un piacere stare in vostra compagnia. Se avete voglia di vedere la charity che ho realizzato, la potete trovare legata proprio al centro recupero Ricci La Ninna. Lo potete vedere su Patreon, Simona Non Solo Radio. Scrivermi a emma@calib1@libero.it. Ora sono più tranquilla e prometto, insomma, di rispondere meglio, più velocemente, e anche postare ancora delle storie che avevo fatto, realizzato, per raccontare un po' i luoghi che avevo visitato. Da me è tutto,
Un bacio come sempre, grazie, grazie, grazie e vi aspetto martedì per la nostra diretta. Ciao!